Otto, attraverso la tua arroganza e stupidità hai esposto questi tranquilli regni e vite innocenti all'orrore e alla devastazione della guerra. Questo film cosa c'entra con Kenneth Branagh? Beh, al centro del film c'è una famiglia reale in difficoltà. C'è molta passione, azione, ma anche humor, secondo me. Ehi! Ora mi riprendo i tuoi poteri! E ti bandisco! Ho cercato di unire una storia molto personale in cui credo la gente si riconoscerà con un grande spettacolo. Avevo già cercato di farlo in passato, ma mai su questa scala, mai con un supereroe. Per me, dal punto di vista artistico, è stata un'autentica avventura e spero che lo sarà anche per il pubblico. Ti prego, apri gli occhi. Ah, no, questa è la Terra, vero? Da dove è venuto? Ha anche elementi molto classici questo film. Il film vive di un universo fantastico, certamente in grado di intrattenere dal punto di vista spettacolare soprattutto i teenager. Ma i personaggi ci sono. È questa la ragione per cui Branagh o Anthony Hopkins o la Portman hanno deciso di partecipare. Martello! Martello! Abbiamo finito i chiodi, peccato. È ubriaco. Oh no, Eric. Guarda qui. Dobbiamo muoverci in fretta prima che tutto questo cambi. Lui deve trovare se stesso, un po' come in Amleto o in Enrico V. Dunque, in qualche modo, nel film c'è anche il mondo dei classici. I vostri avi la chiamavano magia. E voi la chiamate scienza. Io provengo da un luogo dove sono un'unica cosa. Se lei dovesse descrivere il cinema che si fa a Hollywood adesso e le difficoltà che un regista può avere nel dialogo con le major, cosa direbbe? È sempre stata una sfida. Quando noi europei prendiamo la strada di Hollywood, cerchiamo di farlo portando la nostra sensibilità e la nostra esperienza. In questo viaggio, però, si devono sempre mantenere integrità, onestà e qualità della storia. La rivoluzione tecnologica, al contrario, incoraggia un cinema basato sulla sensazione. Chi sei tu? Che tipo di film sta realizzando Hollywood oggi e che tipo di opportunità offre a un giovane attore che però sta già diventando una star? Mi dà la possibilità di scegliere. Ho fatto provini per tanti ruoli diversi. La visibilità che oggi ho grazie al ruolo di Thor, spero mi darà ancora più scelta. In fondo non è questo il sogno di ogni attore. Il suo destino è nelle sue mani ora. Porrò fine a questo.